Bene, andiamo avanti con l'ascolto attivo e l'empatia. Quindi parliamo di empatia e ascolto empatico. Sottolineiamo la differenza che esiste tra ascoltare dati ed ascoltare le emozioni, i due grandi flussi di ascolto. Quindi dati ed emozioni sono i due ingredienti basilari dell'ascolto empatico. Quando un'alba o un tramonto non ci danno più emozioni, significa che l'anima è malata, dice Roberto Gervaso. L'empatia è definita in mille modi diversi. Per il nostro scopo è sufficiente concentrarsi qui ed ora sul fatto che l'empatia è uno stato della mente, soprattutto, più che una tecnica. È uno stato di apertura all'ascolto, di predisposizione a cogliere i dati e le emozioni che arrivano dall'altra persona, sentirli arrivando a capire una situazione con immedesimazione, quindi avere coscienza di ciò che vive l'altro con gli occhi e con il cuore della persona che ce la sta raccontando. Approfondiremo il concetto più avanti, lo abbiamo già detto, ma l'empatia, per quanto profonda, non equivale alla simpatia. Chi pratica ascolto empatico deve essere molto bravo a cogliere e a sentire, ma non deve assolutamente cadere nel tranello del confondere il proprio sé con quello dell'altro. Quindi stiamo per ora su un aspetto tecnico. La scomposizione dell'ascolto in dati ed emozioni. Questo è fondamentale e dobbiamo distinguere l'ascolto attivo dei dati da un ascolto delle emozioni, ascolto emozionale. Quindi ascoltare dati e ascoltare emozioni sono due processi diversi. A volte sono compresenti e spesso diventano due task, due compiti che viaggiano in parallelo, ma concettualmente sono diversi. Noi abbiamo sempre a disposizione il tutto mentre ascoltiamo. Sta a noi saper cogliere, saper distinguere, saper apprezzare ed essere sensibili anche alle più sottili sfumature dell'anima e dell'emozione. I due strati dell'ascolto possono essere visti come due fiumi che viaggiano paralleli l'uno all'altro, due flussi di informazioni anziché di acqua che dobbiamo percepire contemporaneamente. È vero che anche un'emozione è una forma di dato, ma dobbiamo constatare, gioco forza, che un conto è trattare dati qualitativi come il sentire piacere o essere orgogliosi o sentirsi tristi o depressi o amare, e un altro conto è annotare informazioni come Londra, Milano, 50 km, 10 kg, aereo, treno, 100 euro e altre informazioni quantitative o qualitative più tangibili. Tutte queste devono essere oggetto di ascolto. Possiamo dire che scientificamente abbiamo un data point, cioè un punto dati, un punto di informazione certa, ogni volta che riusciamo ad estrarre una proporzione di proposizione verificabile. L'affermazione prima delle 17 Davide ha concluso una vendita ed era felicissimo contiene 4 data point, 4 informazioni precise. Ascoltare bene assomiglia molto ai processi di estrarre e separare, come avviene in un giacimento. Estrarre materiale e separarlo in pietre da un lato e fango dall'altro. Nell'ascolto i materiali sono quasi sempre congiunti, quasi incollati, ma possiamo imparare a separarli. Nell'esempio descritto, abbiamo una possibilità di estrazione sia dei dati che dei vissuti emotivi. Questo è un fatto importante, quindi concludiamo questa prima parte sottolineando il fatto che l'estrazione degli stati emotivi è una competenza precisa dell'ascolto empatico e l'estrazione dei dati è un'altra competenza precisa dell'ascolto empatico ed attivo. Quindi lavoriamo con molta attenzione, con molta presenza mentale per essere attenti ad entrambi i flussi.